Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo che è impossibile accedere al dispositivo, al percorso o al file specificato, e ovviamente qui va fatto una modifica riguardo ai permessi sul gioco. Quindi in questo caso, come primo metodo, ci saranno tre metodi in questo tutorial. Se non dovesse funzionare il primo, passeremo al secondo. Quindi come primo metodo andiamo un attimo su Epic Games. Nella libreria di Epic Games, tre puntini su Fortnite, gestisci, vai nella sua cartella, vai su Fortnite Game, Binaries, Win64, scendi fino a trovare il Fortnite Launcher, tasto destro sopra, proprietà del Fortnite Launcher, e adesso andiamo sulla sicurezza. Ovviamente questi sono i gruppi, gli utenti che controllano il mio PC, ovviamente sono io. E come puoi vedere, utente TonyGamer17/users, e come puoi vedere io ho il controllo completo di questa applicazione. Se a te non c'è questa spunta, vuol dire che ti esce per forza che tu non disponi quelle autorizzazioni. Quindi per creare un profilo utente amministrativo sul tuo PC, ci ho fatto un tutorial in passato, ti consiglio di guardare quella guida che sta in alto a destra nelle schede su come creare un utente, come essere amministratore sul tuo PC, e una volta fatto ci sarà così l'utente qua sopra. E ovviamente, come puoi vedere, users, TonyGamer17, clicco sopra e vado a fare modifica. E se a te non c'è la spunta consenti, ci devi cliccare sopra, consenti, controllo completo, e fai applica. Lo fai su tutti i sistemi. Come puoi vedere, il system, che è proprio il sistema, tiene tutto il controllo, tutto, amministratore e l'utente che sono io. E consento tutto. E faccio ok. Questa cosa la fai su tutti e 4 di Fortnite client, del shipping-BE, e quello EAC. Lo fai su tutti e 4. Sicurezza, utente, modifica, consenti, controllo completo, modifica, ho il controllo completo, consenti, fai applica, controllo completo. Lo fai su tutti e tre qua. Se non dovesse funzionare questo metodo, andiamo su tasto Windows più R, vai ad aprire la schedina esegui, local app data %, fai ok e vai a cancellare la cartella di Epic Games. Però prima di cancellare la cartella Epic Games, chiudi Epic Games. Cancelli la cartella di Epic Games, cancelli la cartella di Fortnite, e se c'è anche la cartella Unreal Engine Editor. Se c'è la cartella Unreal Engine Editor, elimina pure quella cartella. Se non dovesse funzionare questo secondo metodo, andiamo su Fortnite Launcher, tasto destro sopra, proprietà, compatibilità, prova ad eseguire il programma in modalità Windows 8 e vedi se funziona, se no la togli ed esegui questo programma come amministratore e disabili l'ottimizzazione schermo intero e fai applica e fai ok. Modifica impostazioni per tutti gli utenti. Lo fai per tutti gli utenti, tutti i gruppi e utenti che ci sono sul PC. E quello che ci resta da fare adesso è vedere se Fortnite si avvia. Ok, a me Fortnite è andato. Ovviamente
ogni tutorial che faccio, faccio ogni metodo diverso su come sistemare qualche errore su questo gioco, perché ovviamente chi apre Fortnite e riscontra molti errori ma non sa come risolverli va a cercare delle guide. Quindi se non è andato, non ti preoccupare, andrà sicuramente, basta che aspetti, sii paziente per i prossimi aggiornamenti che farà Fortnite. Quindi ragazzi, se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!